Cavese, la vittoria del Porto Gruaro sul campo della Cavese, poi successo importante del Foggia sulla Reggiana per 2-1, pari tra Giulianova e Ravenna 2-2, 1-1 anche fra Marcianese e Cosenza. Torna la vittoria del Pescara di Misura sulla Spalla per 1-0, pari fra Valle del Giovenco e Verona per 1-1, così come fra Potenza e Taranto 0-0, 1-1 anche fra Rimini e Ternana. Andrea Lanciano, ce lo vedremo fra, scusate, una ventina di minuti in diretta, sempre naturalmente su questa rete. Allora, iniziamo subito allora la rassegna di gol. Prima c'è naturalmente la classifica da vedere per questo girone di fondamentale importanza, perché si è assottigliato il vantaggio del Verona, che ha 47 punti a 44, ora ritorna in seconda piazza e assai meritatamente il Porto Gruaro di Calori con 44 punti, che però è importantissima. A Cava dei Tirreni, dove non vince più nessuno. Poi c'è il Pescara che sale a 42, Reggiana 41, Ternana 40, Cosenza 39, Taranto 30. In coda, sempre difficile per Giulianova e Foggia con 28 punti, Marcianice e Pescina con 27, Potenza con 26. Simonetta Lamberti e Cavese vicino al bersaglio con una punizione al quinto di Ra, ma il Porto Gruaro non resta a guardare presso il suo campo gli avversari e allora sfrutta al meglio la grave disattenzione difensiva di Cipriani. Un'ingenuità che permette ad Albinier di superare con un tocco morbido Pane e realizzare così la dodicesima rete stagionale. Colpito a freddo la Cavese prova a reagire, ma il Porto Gruaro è abile a ripartire in velocità, come accade al 22esimo, quando Radi è costretto a fermare con le maniere forti il solito Albinier. Sempre attento e concentrato, al 35esimo la squadra di Calori prova il raddoppio. Preciso e spettacolare il sinistro di Matti, che raccoglie il traversone di Gardella e lascia di sasso il portiere. Padroni di casa più efficaci e determinati con l'ingresso di inizio e ripresa degli attaccanti Bernardo e Insigne, un mix di potenza ed agilità che produce ben presto i primi benefici quando Curienzo raccoglie l'invito di Insigne e con un colpo di testa al nono dimezza lo svantaggio. Completamente trasformata, al 23esimo la Cavese per un errore in attacco del Porto Gruaro va molto vicino al pareggio quando l'arbitro decreta un calcio di rigore per un fallo di Gardella su Curienzo. Dal dischetto però Favaturi non è preciso e calciato. Finale intenso ed emozionante con i veneti vicinissimi al 3-1 con Alfinier che si vede respingere dal palo il destro al volo e la Cavese ancora pericolosa con Turienzo che di testa colpisce la traversa. Finisce 2-1 per il Porto Gruaro, ora secondo le spalle del Verona, mentre la sconfitta ferma a 5 la serie di risultati utili consecutivi della Cavese.